che è morto perché qualcuno gli ha sparato dritto qui, alla nuca. Non le era molto simpatico, vero? Non è questione che mi fosse simpatico o meno, non lo conoscevo. Lo conosceva abbastanza, però, da telefonargli e fissargli un appuntamento. Sì, Royce, cosa c'è? La rivoltella non si trova, qui abbiamo cercato dappertutto, ora saliamo nell'appartamento. D'accordo, poi la raggiungo. Ah. Questa gliel'abbiamo trovata addosso. Era nella tasca del gilet. Quando ha parlato con Stewart al telefono, lui le ha detto niente di una lettera. Una lettera? Sì. No, perché? Pare che ne abbia spedita una a lei, una raccomandata. L'ha impostata stamattina. Questa è la ricevuta. Secondo lei, che cosa potrebbe averle scritto in quella lettera? Ma non so, non ne ho la minima idea. Ne è sicuro? Ma certo che ne sono sicuro. Cosa vuol dire, signor Bromford? Niente, non si preoccupi. Domani mattina arriverà la raccomandata e lo sapremo. Lo sapremo tutti e due. Come mai a quest'ora, Io sarei venuto più tardi, ma Bromford ha voluto così. È arrivata la posta. Ah, capisco. No, no, ma da un momento all'altro dovrebbe essere qui. Vieni, vieni. Vuoi un caffè? L'ho appena preparato. Grazie, sì. C'era bisogno che ti disturbassi a venire. La lettera ve l'avrei portata io. Ah, lo so, lo so. Ma comunque, dovevo parlarti. E parla. Jack. Tu stanotte hai detto a Bromford di non aver mai conosciuto Stewart prima di quel giorno al club del golf. È così, infatti. Lo hai visto la prima volta al club la mattina che tuo fratello fu ucciso. Poi lo hai rivisto all'inchiesta. Esatto. Esatto. All'inchiesta tu non hai parlato con lui. No, lo sai bene. Eh già, è quello che ho detto io a Brom. Jack, tu conosci un tale che si chiama Higgs? Higgs? No, non mi sembra. Basil Higgs. Basil?
Ma io ieri ho fatto un assegno a nome di un certo Basil Hayes. Proprio così. Hai fatto un assegno di 10 sterline. E come fai ad averlo tu? L'ho trovato stanotte. Dove? In casa di Stuart. Ma io non l'avevo dato a Stuart. Non ho difficoltà a crederti, visto che l'hai fatto a nome del signor Reigs. Sì, ma io non l'avevo dato nemmeno a Hayes, vedi, io... Oddio, lascia che ti spieghi, eh? Dimmi. Era sparito il barboncino dalla nostra governante, la signora Mason. E mio fratello aveva messo un'inserzione sul giornale e promesso una ricompensa di 10 sterline. Certi signori Scott hanno ritrovato il cane e ieri pomeriggio io sono andato da loro per riprenderlo. Al momento di andarmene ho accennato alla ricompensa e il signor Scott mi ha suggerito di versare le 10 sterline non mi ricordo quale patronato di beneficenza. E mi ha chiesto di intestare l'assegno al segretario. Basil Hayes, appunto. E allora come mai è andato a finire in casa di Stuart? Non riesco proprio a immaginarlo. Sarà la posta. Probabilmente. Buongiorno. Buongiorno. C'è anche una raccomandata. Ecco, se vuole firmare, qui per favore. Grazie. Buongiorno. È arrivato. Questo tuo fratello è stato ucciso. Un collare. Un collare? Ah, sì! Quello che avevano rubato. Il collare di Midge, del barboncino.